sul ponte della San Marco col comandante e siamo di fronte a Derna. Dietro di noi i due elicotteri, i mezzi Lince, parecchi mezzi sono già stati sbarcati. La San Marco sta lavorando per mandare materiale, soprattutto tende, si parla di 1.000 posti tenda da costruire nei prossimi giorni qui a Derna, ma anche generatori, beni di prima necessità, idrovore. E li sta mandando a terra. Eugenio Spinaci, comandante di lungo corso, 46 anni, da 18 anni, da quando aveva 18 anni in Hai Marina. 18 anni, Maria. E, comandante, le caratteristiche di questa missione? La nostra è una missione di soccorso umanitario alla popolazione di Derna colpita dall'alluvione. Siamo impegnati noi, nave San Giorgio, come disposto dal Ministro della Difesa, e abbiamo portato con noi tutto il materiale reso disponibile sia dalla Protezione Civile, dalla Croce Rossa, Vigili del Fuoco e varie regioni italiane. Vediamo il mare Marrone, l'onda, vedete, c'è una forte corrente che viene da ovest verso est, porta verso Tobruk, tant'è che trovano i corpi spostati addirittura verso 100 km. La città è qui davanti a noi, sembra più intatta vista da qua, ma in realtà è molto distrutta. I problemi, le problematiche. In questo momento stiamo manovrando con l'unità per portarci in prossimità del porto di Derna, dove abbiamo individuato il punto di sbarco del materiale che si trova proprio nella spiaggia ad est dell'ingresso del porto. Non è stata un'operazione semplice proprio perché i detriti trasportati dall'acqua ovviamente hanno trasformato il fondale e soprattutto coperto le spiagge di materiale che ha reso difficile la prima fase di approccio, per questo siamo dovuti intervenire per preparare la spiaggia. Stiamo operando in prossimità della costa, ovviamente in questo contesto è fondamentale il controllo del fondale perché la massa di detriti trasportati ovviamente ha modificato il fondale, quindi la profondità delle acque. Ecco la ripresa del mezzo, no? Cioè, comandante, ci siamo messi quindi con la prua al vento, no? Quindi la prora è più riparata In questo momento e sì, stiamo garantendo al mezzo anfibio in ingresso il massimo ridosso in modo di permettergli le operazioni di ingresso dentro il bacino dell'unità. È una fase molto delicata ovviamente perché i porti in gioco sono importanti e la manovra deve essere estremamente precisa. adesso il mezzo lo fa, che cosa Adesso prenderà questo camion Noi abbiamo già predisposto altri veicoli su cui abbiamo caricato i materiali umanitari, quindi sbarcheremo il mezzo che rientra da terra per caricarlo con altro materiale e invieremo a terra questo che è già stato preparato. Sono mezzi della Brigata Marina San Marco. quindi questa è un'idrovora. Batterie nuove, quindi coperte? Allora, qui abbiamo il materiale funzionale per il campo tende, quindi qui abbiamo le coperte, abbiamo trasportato 5.000 coperte, mentre qua abbiamo pallet di dispositivi di protezione individuale, in particolare guanti, tute, mascherine, quindi per evitare rischi sanitari. Uscendo col mezzo, ma va bene, eccola Derna, eccola l'estuario della Wadi. Il mare è un po' al limite, eh? Cos'è quella Ma il nuvola bianca mare là? Guarda. c'è, ci saranno ancora smottamenti, ruspe che lavorano.
avviciniamo alla nave per tornare verso terra. Siamo a mare di traverso, si trova la parete. Mare 3, forza 3. Ecco l'altro mezzo pronto per portare i mezzi vuoti, il camion vuoto da ricaricare e riportare poi a terra. Siamo molto carichi, le dici che siamo un po' vicini al limite? Siamo sì, al limite col mare. Siamo al limite un po' col mare, e i mezzi sono pesanti, quindi dobbiamo andare con cautela. Il porto è un problema perché è pieno di detriti, pieno di detriti, macchine, automobili. Da dentro al porto, parecchie auto qui sotto la costa per un po' di fare.